Evento eccezionale nel Parco Nazionale d'Abruzzo, nell'area faunistica di Civitella Alfedana, era stata registrata qualche settimana fa la nascita di un cucciolo di lupo. In questi giorni una guida del parco, Pietro Santucci, è riuscito a filmare la famiglia nelle immagini che state proprio vedendo, scoprendo così, durante questo sopralluogo, che i cuccioli sono addirittura due. È un evento straordinario proprio perché nel parco l'ultima nascita risaliva agli anni 90. Guardate queste immagini, due cuccioli di lupo nati al Parco Nazionale d'Abruzzo. Si tratta di un evento eccezionale perché l'ultima nascita, pensate, risaliva agli anni 90. Vicini, uno a fianco all'altro, questi due lupacchiotti giocano tra loro. Non sono due fratellini, bensì madre e figlio che, a pochi centimetri di distanza, si divertono a rosicchiare ognuno la propria palla. Vedere da vicino due esemplari come questi è una rarità, ma Pietro Santucci, guida del Parco Nazionale d'Abruzzo, è riuscito in questa straordinaria impresa. Questo video amatoriale, girato nei pressi di Civitella Alfedena, mostra l'amore della madre verso il proprio cucciolo. Un istinto materno che va ben oltre la quotidianità. Mamma Lupa si diverte con lui e non lo perde mai di vista. Piano piano, con passo felpato, si avvicina per proteggerlo. Dopo alcuni minuti l'animale più adulto si alza e con il muso lo invita ad andare perché il momento del gioco è terminato. Il piccolo resta lì, fermo, immobile ed imbambolato, non sa se seguire la madre o tornare a sgranocchiare quel vecchio pezzo di cuoio. Il lupacchiotto, come del resto ogni cucciolo, è attratto dal pallone e decide di restare a giocare, questa volta però senza mamma Lupa che, anche se si è allontanata per qualche istante da lui, non smetterà di certo di tenerlo d'occhio. Guardate come sono belli questi due cuccioli di lupo che giocano sotto gli occhi della mamma. Claudia Antinoro. Due lupacchiotti che giocano con un pallone nei boschi del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. Una mamma lupa che si prende cura di loro. Siamo nell'area faunistica di Civitella Alfedena. È qui che un veterinario e alcuni tecnici del parco, durante un sopralluogo, hanno fatto questa scoperta. Nelle immagini di Pietro Santucci, guida del Parco Nazionale d'Abruzzo, ecco i due cuccioli di lupo di circa due mesi. Un lieto evento che non si verificava dagli anni 90, quando un'epidemia uccise tutti gli esemplari della zona. Qualche anno dopo l'area era stata ripopolata con l'arrivo di tre lupi appenninici trovati feriti e curati dagli addetti del parco. E oggi la bella notizia è che quei lupi salvati quasi 20 anni fa hanno iniziato a ripopolare quest'area dedicata a loro, costruita nel 1972 per ospitare cervi e caprioli, ma diventata successivamente la prima in Italia dedicata solamente al lupo appenninico. Immagini eccezionali se si pensa che è la prima nascita che avviene dopo 20 anni.